In vantaggio con questo gol di Cantarutti, i bianconeri di Boskov hanno pensato che tutto fosse risolto. Forse anche loro erano con l'attenzione ad Avellino e così Meluso ha approfittato di una respinta di Corti per siglare il pareggio. Difficile e comunque superflua una valutazione sul gioco, interessava il risultato e l'Ascoli nel secondo tempo ha rischiato addirittura di perdere quando l'ex Giuarì ha rubato palla e quasi indisturbato è andato a battere Corti. Ai bianconeri è bastato ritrovare un po' di concentrazione per agguantare il pareggio al termine di una bella azione con Hernandez. A 7 minuti dal termine ci ha pensato Nicolini a segnare il gol vittoria ed a riallacciare quel filo di speranza di cui dicevamo.